Ma per me tornare a casa è stata una vera e propria sorpresa perché vengo da una cittadina in cui uscire musicalmente è davvero difficile, perché chi fa musica, chi fa arte in generale non è mai visto come qualcuno di grande, cioè visto sempre come quello che si monta la testa, però io ci ho dato dentro perché questo voglio fare e quindi sono tornato a Carboni e ho trovato un calore assurdo da parte della gente che non mi aspettavo assolutamente. Quindi non mi posso davvero lamentare di niente, ringrazio anzi tutti per il supporto che mi hanno dato, perché questo ritorno a casa ci è servito per darci tanta carica per questa finale. È servito a questo. Marco. Ma io appena sono entrato nel loft ho pensato, ah, qua c'è l'atmosfera giusta per poter lavorare, perché abbiamo trovato subito delle persone che ci hanno fatto sentire a nostro agio, subito. E poi penso che X Factor non sarebbe stato così bello se non ci fosse stato questo rapporto umano tra di noi, tra la redazione e tutti quelli che lavorano dietro. E niente, sono comunque 2 mesi chiusi, senza cellulare, senza parenti, senza amici. È comunque dura, però siamo entrati qui che già sapevamo che andavamo incontro a questo. Quindi niente, ti fai forza e passi questi 2 mesi al meglio e così abbiamo fatto. Poi ho trovato persone fantastiche, ho fatto un percorso bellissimo e io in particolare devo ringraziare anche i ballerini perché hanno lavorato un sacco, mi hanno aiutato un sacco. Niente, ringrazio tutti, è stata un'esperienza che porterò nel cuore sempre. Ma per me è un discorso un po' particolare perché ho sempre cantato in inglese e sempre scritto in inglese e non so se sarebbe così per un programma in inglese. Però se mi dovessero proporre Sanremo con dei pezzi in italiano, probabilmente penso che me la tenterei. Magari potrei incontrare un mondo che non ho ancora scoperto e non lo so. Non avete il cellulare, ma se ce l'aveste il vostro voto a chi lo dareste non vale dire a me stesso. Anch'io voterei l'aria. Ma io ho un'idea molto chiara di ciò che voglio fare nella vita ed è questo, voglio vivere di musica e se c'è una cosa che non farò mai è pormi dei limiti, perché quando ti poni dei limiti poi arrivi al limite e pensi di non essere in grado di andare oltre. Quindi io voglio pensare in grande, voglio lavorare tanto e non lo so, spero un giorno di uscire dall'Italia e far vedere al mondo la mia arte. Niente, spero uscita da qui vada bene e lo auguro anche a tutti loro perché tutti e quattro penso che abbiamo qualcosa da dimostrare, qualcosa da dire. Basta.